trovando molto di più la capacità di essere, diciamo, dei buoni finalizzatori di testa, perché alla fine noi comunque possiamo vantare di certo non giocatori che hanno un'altezza, diciamo così, che possano fare la differenza magari con altri difensori, però quelli che abbiamo li dobbiamo sfruttare. Io penso che sia la cosa, sia una cosa molto importante. D'altronde molte volte proprio i gol, anche su palla inattiva, di testa, sbloccano le partite e molte volte le salvano anche. Sì, è vero, sono d'accordo. L'altra cosa che ti volevo chiedere è invece che cosa ne pensi di Luis Suarez. Pensi che si sia ambientato, ormai fa parte, e se al Barça serviva l'attaccante centrale, l'attaccante vero, quello che poi ti risolve la partita da un momento all'altro? Beh, diciamo che Suarez ha cominciato ovviamente inizialmente un po' zoppicando, è stato un po' un diesel Suarez, lo paragonerei, perché è iniziato molto lentamente, però adesso penso che possa vantare quasi un gol a partita a febbraio, se non mi sbaglio, perché è stato praticamente decisivo non solo nel classico ma in altre situazioni. In più è un giocatore fortissimo e non è un numero 9, un centravanti statico, ma è una punta di movimento che assicura molto dinamismo, molta dinamicità all'attacco, e quindi diciamo sì, si sta trovando molto bene, io penso, con Messi e Neymar, e questo per il Barcellona è soltanto di tutto guadagno, anche perché era stato anche Suarez inizialmente un po' criticato, troppi soldi spesi, squalifiche varie, quindi io penso sì che sia stato un ottimo acquisto Suarez. Senti, qua, ovviamente immagino che tu sei un appassionato di Leo Messi, quindi non ti faccio la solita domanda che riguarda qual è il giocatore che ti piace di più, però secondo te qual è il giocatore che quest'anno sta facendo la differenza, al di là di Leo, che comunque sta facendo l'annata probabilmente secondo me migliore delle ultime due? Qual è l'altro giocatore che pensi che stia giocando molto bene? In questo caso io ti posso dire che sinceramente il giocatore che mi sta piacendo molto quest'anno è anche Neymar rispetto all'anno scorso ha una capacità di finalizzazione maggiore, in quanto ha segnato, se non sbaglio, 17 gol e comunque sta fornendo assist. Mi sta piacendo come sempre Iniesta, ovviamente sempre un giocatore sopra le righe. È un giocatore che inizialmente, diciamo, mi stava un po' cominciando così a deludere, era stato Rakitic, perché stava cominciando un po' a calare. Invece a me Rakitic piace molto come giocatore, lo seguivo dai tempi dello Schalke. Sì. E invece adesso si vede che è in netta ripresa anche lui, quindi proprio perché penso che Luis Enrique sia riuscito a far emergere un po' i talenti di tutti, diciamo ricompattando il gruppo, e questo è secondo me il vero spirito del Barcellona, che lo differenzia dal Real in questo caso. Senti Giuseppe, ti faccio l'ultima domanda: che pensi, dove può arrivare il Barça, che cosa può vincere quest'anno? Io nutro grande fiducia, nella Coppa del Re sicuramente, e ho anche buone speranze per la vittoria della Liga. Mm-hmm. Per la Champions League l'unica squadra che potrebbe davvero creare qualche problema al Barça, per me è indubbiamente il Bayern Monaco. Sicuramente, perché ovviamente, come sappiamo, il nostro filosofo è alla loro guida e stanno esprimendo un grande gioco, e ovviamente possono essere più pericolosi in Champions. Esattamente, va bene Giuseppe, noi ti ringraziamo di essere stato qui in collegamento telefonico con la Peña Blaugrana Roma su RadioRomaFutura.it. Spero, noi ti seguiamo sempre, ricordo la pagina. Vi ringrazio, io vi seguirò altrettanto. Mettete mi piace sulla pagina Football Club Barcelona Fans Italian. Una cosa, insomma, speriamo che noi ci seguiamo sempre ovviamente su quella pagina, poi spero che magari ci risentiamo nelle puntate dopo, perché insomma è sempre un piacere sentire altri barcellonisti.
Certamente, ragazzi, io vi ringrazio, è stato mi è piaciuto tantissimo questo collegamento. Alla prossima, allora. Va bene, ok. Un saluto a Bari. Ciao, alla prossima. Grazie, un saluto a tutti voi. Un saluto. Ciao, 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 ciao ragazzi, ciao. Vabbè, vedi, ragazzi, poi alla fine se ne scoprono tante, no? Fa una bella pagina, noi facciamo una web radio e quindi ci teniamo in contatto. Ha fatto un'attenta analisi, io volevo quasi inserirmi che di Rakitic ne ha parlato. Ma Rakitic ti piace, Davide? Sì, poi sono pagato 20 milioni, se non sbaglio. Esattamente 20 milioni di euro. Diciamo, da quell'alternativa al centrocampo ogni tanto c'è sempre bisogno. Sì, è vero, è partito così così e poi si è ripreso, ma secondo me è quel valore in più, quell'acquisto secondo me ponderato, che fa bene alla squadra. Lo vedo un po' dubbioso sulla Liga, dice spero per la Liga, secondo me invece... Ma tu secondo te è stato fatto un golpe, vero, sulla Liga con questa vittoria? Ecco, esatto. 4 punti, se il Madrid pensi che non li riprende più? Ma più che altro questa vittoria contro i diretti concorrenti, no? Poi l'atteggiamento che si respira negli spogliatoi in campo, che tu già dicevi, parlavo all'altra intervista quando mi hai chiamato, sì. I tifosi del Madrid, della Madrid, che contestarono, prendevano a calci le macchine, fa tutto denotare insomma come i nervi erano già a fior di pelle. Questa partita era proprio sentita e adesso l'hanno persa. Non mi sorprenderebbe se ci fosse una reazione che possa portare il Madrid a perdere anche le partite successive. Con invece il Barcellona che è sempre più lanciato anche sulla rete dell'entusiasmo, perché il morale conta sempre molto. Esattamente. Maxi, esattamente. Perdonami. Vai, vai. Dicevi la pagina era precisamente su Football Club Barcelona, Fans Italia. Ah, ok, eccola. Fans Italia, insomma, Giuseppe la cura molto, perché vediamo ecco, vi leggo solo una cosa. Bartra fa una dichiarazione: è difficile giocare per il Barça perché c'è un sacco di concorrenza, ma mi sforzo di essere il titolare e giocare una serie di partite consecutive. Xavi, questa è una notizia, poi dopo, Xavi giocherà in Qatar a fine campionato, lo aspetta l'Al Sadd con un contratto triennale da 10 milioni. Sarà inoltre qui la traduzione è un po' sbagliata, assessore della Spire, perché in Spagna si dicono assessor della Spire, ma significa un promotore della Spire, che è la squadra in cui all'Accademia e formerà i giocatori in visita del Mondiale del Qatar 2020. No? Vedi quante cose, poi la cosa che fa bella Giuseppe è proprio questa, no? Mette tutta una serie di notizie. Jeremy Mathieu ha parlato del futuro di Leo e il microfono di Radio Monte Carlo. Non riesco a immaginare Messi con una maglia diversa da quella del Barça. Credo che sia impossibile che vada al Paris Saint Germain o in qualsiasi altro club. Questo era un post del 24 marzo. Io vi invito a mettere mi piace e a comunque dispiace di Xavi, anche se ha 35 anni. Ah, questo video mi dici? Tutto in diretta al Pampa. Con Davide non trovavamo la pagina, quindi adesso abbiamo visto come si scrive precisamente e allora abbiamo trovata. Ah, vabbè, perché io poi dico Football Club Barcelona è FC, Barcellona, ecco, con la L sola. Okay, scusate, okay. Ma io... allora, FC, Barcelona fans, con la L sola, Fans Italia. Ok. Purtroppo io poi... rigiro un po' tutto in spagnolo, quindi con l'accento, e quindi mi viene un po' così. Allora, noi dobbiamo andare di corsa, perché poi abbiamo Club de Football che preme. Esattamente. Sera. Allora io direi di andare a sentirci l'intervista di Rakitic e di Claudio Bravo, che parlano della sua vittoria del Barça, sempre in spagnolo e in inglese. Poi dopo abbiamo una sorpresa, poi facciamo la conferenza stampa, sono 3 minuti di Luis Enrique, che appunto racconta come non è finita la Liga, dice, però era molto contento e dice che questa il gruppo che ha vinto la partita proprio per mettere Dio nella piaga di entrare al Madrid. E poi dopo rientriamo con l'ultima parte della trasmissione, perché ci abbiamo un omaggio, un grande omaggio, un'intervista bellissima a Xavi Hernandez, che ha fatto 750 partite con la maglia blaugrana. Ma andrà via l'anno prossimo, c'ha 36 anni, è anche doveroso lasciarlo andare. Io sono convinto che lui ritornerà per fare l'allenatore del Barça.
cari miei, ve lo dico, preparatevi. La bomba rimorchiata, ci prepariamo. Un giorno ci sarà un grande sogno: Pep Guardiola presidente, Carla Puyol direttore sportivo, Xavi Hernandez allenatore e Leo Messi capitano. Ti piace? Bella squadretta. Guardavo, scusa, la pagina e ha scritto la stessa cosa che ti dicevo di Luis Suarez al primo anno, primo gol con il Casio. Bella pagina, sempre aggiornata. Leggila Davide. Luis Suarez è solo l'ultimo della lunga lista di attaccanti che al primo anno in Blaugrana è riuscito a mettere la prima firma sul classico. Da Thierry Henry, passando per Ded Villa, fino all'uruguaiano, il Corriere dello Sport sottolinea la serie positiva dell'attaccante del Barcellona nella gara più sentita della stagione, ma pure del campionato europeo, esatto. Secondo me. Il primo fu il francese del 2008 nel 4-1, con cui i catalani si imposero, seguito da Zlatan Ibrahimovic, che andò in rete nel 2009-2010. David Villa mise invece la firma l'anno successivo, seguito poi da Alexis Sanchez nel 2011-12 e Neymar nel 2013-2014, per chiudere con Suarez in questa stagione. A fronte di questi numeri impallidiscono gli attaccanti del Real Madrid, con solo Van Nistelrooy, Robben e Bale capaci di violare la porta del Barcellona al primo anno di permanenza del Real Madrid. Esatto. Va bene, molto bene. Andiamo a sentire Rakitic e Claudio Bravo. Bueno, sí, creo que una semana muy, muy bonita, muy importante, pero también sabiendo que todavía no hemos ganado nada, así que días muy, muy importantes, muy bonitos, como lo he dicho, pero sabiendo que todavía queda mucho, ahora vamos a disfrutar, prepararnos bien también, creo, todos para nuestras selecciones. Y bueno, ahora disfrutar esa noche, pero también sabiendo lo que viene va a ser otra vez muy importante. Bueno, también por la situación en la Liga, creo que 3 puntos muy importantes, pero bueno, creo que siempre los partidos contra el Madrid son especial. Creo que me da una alegría muy importante a nuestra afición, porque toda la gente aquí también en frente de la tele han disfrutado de un partido muy bonito y claro, si el Barça ha ganado es mucho mejor. Bueno, creo que cómo va el partido, un poco claro, empezamos muy bien, también antes del empate tenemos casi, muy clara el 2-0. Pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Que da muchas vueltas. Creo que ha sido muy importante el gol también de Luis y, como lo he dicho, el descanso para retomar un poco la fuerza. Pero bueno, creo que un partido otra vez muy, muy completo, muy trabajado y creo que le hemos merecido esa victoria. Bien, increíble. Increíble en todo sentido, en ambiente, en juego, en la felicidad que te da el hecho de haber obtenido los 3 puntos que para nosotros también eran vitales de cara a lo que tenemos más adelante en Liga, anímicamente, la verdad que nos deja increíble. Y disfrutarlo en todo sentido, a mí por lo menos me tocó disfrutarlo en todos los aspectos, ya sea desde el calentamiento hasta el final del partido. Sí, feliz, la verdad que, bueno, siempre repito lo mismo, para eso está el portero, para tratar de intervenir en las acciones que más pueda, cuando el equipo a lo mejor no lo está pasando tan bien, en ese aspecto me quedo satisfecho que me tocó actuar en jugadas puntuales. La verdad que en líneas generales hicimos un trabajo enorme. Veníamos también de hacer un gran desgaste a mitad de semana con el City. Y la verdad que nos vamos felices por el juego de hoy. Sí, mejorable, pero es ahora cuando no tenemos que relajarnos, no mirar más allá, sino que solamente mirar el objetivo corto que es el partido inmediato. Y la verdad que estar con la tensión más fuerte que nunca, no debemos mirar en menos a ningún rival y la verdad que estamos felices porque estamos. Bueno, sí, creo que una semana muy, muy bonita, muy importante, pero también sabiendo que todavía no hemos ganado nada, así que días muy, muy importantes, muy bonitos, como lo he dicho, pero sabiendo que todavía queda mucho, ahora vamos a disfrutar, prepararnos bien también, creo, todos para nuestras selecciones. Y bueno, ahora disfrutar esa noche, pero también sabiendo lo que viene va a ser otra vez muy importante. Bueno, también por la situación en la Liga, creo que 3 puntos muy importantes, pero bueno, creo que siempre los partidos contra el Madrid son especial. Creo que me da una alegría muy importante a nuestra afición, porque toda la gente aquí también en frente de la tele han disfrutado de un partido muy bonito y claro, si el Barça ha ganado es mucho mejor. Bueno, creo que cómo va el partido, un poco claro, empezamos muy bien, también antes del empate tenemos casi, muy clara el 2-0, pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Que da muchas vueltas, creo que ha sido muy importante el gol también de Luis y, como lo he dicho, el descanso para retomar un poco la fuerza, pero bueno, creo que un partido otra vez muy, muy completo, muy trabajado y creo que le hemos merecido esa victoria.
Bien, increíble. Increíble en todo sentido, en ambiente, en juego, en la felicidad que te da el hecho de haber obtenido los tres puntos que para nosotros también eran vitales de cara a lo que tenemos más adelante en liga, anímicamente.